Buongiorno, buongiorno a tutti. Candidata alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia e candidata anche alla Camera dei Deputati. Allora, innanzitutto come va? Come te la senti questo clima nell'ultima settimana prima delle elezioni? Ma è stata una campagna elettorale molto bella. Perché abbiamo noi ritrovato entusiasmo e l'abbiamo trovato anche nelle persone che abbiamo incontrato, perché Fratelli d'Italia è un partito che mette entusiasmo non tanto perché il suo leader ha 36 anni, ma anche perché il suo leader ha 36 anni, ma perché è finalmente un progetto nuovo, non solo di protesta ma anche di proposta. Ecco, che la città è piena di vostri gazebi che sono un chiaro segno di attenzione e di apertura al confronto con i cittadini. Ecco, che sensazione avete avuto? Ascolto, c'è questo disincanto nei confronti della politica o che? Pronto? 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 È caduta la linea e proviamo subito a rimetterci in contatto con Chiara Colosimo, candidata alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia ed è anche candidata alla Camera dei Deputati. Ricordo, Fratelli d'Italia è questo raggruppamento politico nato qualche mese fa ed è guidato dall'ex ministro Giorgia Meloni e da Crosetto. Pronto? Eccoci. No, stavo domandando, i vostri gazebo che hanno presidiato attivamente tutta la città di Roma, ecco, sono stati un chiaro segno di apertura al confronto con i cittadini. Che cosa avete recepito da queste chiacchierate? C'è voglia di ripartire, di stare a fianco della politica o beccavate pure molte critiche e qualche, come dire, e registravate il distacco dei cittadini dalla politica? No, se dovessi fare, diciamo così, un resoconto finale di questi gazebo e di questo nostro stare sul territorio, è comunque un resoconto e un bilancio positivo. Anche se all'inizio c'è stata la sorpresa, perché abbiamo una cittadinanza che non è più abituata ad essere ascoltata, che non è più abituata ad avere i propri referenti politici sul territorio, quindi molto spesso capitava che si chiedessero come mai o perché stavamo lì oppure perché di questa scelta di stare sempre comunque 12 ore al giorno per strada. Però il resoconto finale, dicevo, è positivo, non tanto perché comunque c'è stata una gran partecipazione anche di raccolta firme, di proposte, perché noi abbiamo fatto anche un programma condiviso, cioè abbiamo chiesto a chi si fermava di darci la sua ricerca, o comunque su tematiche specifiche o comunque in generale per risollevare il sistema Italia e così via. E quello che più credo che avrebbe copiato da noi è proprio questo, e quindi questa necessità e questa voglia di partecipazione al 100%, perché in un momento di così forte antipolitica l'unica risposta è la partecipazione, quindi è far sentire tutti parte di un progetto che poi è il progetto di Fratelli d'Italia. Ma io sento in tutte le trasmissioni televisive, in tutte le chiacchierate che facciamo con i candidati, e si parla di antipolitica, no? Attribuendo un po' a Grillo o a tutti i movimenti di protesta, se vuoi anche esasperata, questo sentimento di antipolitica. No, ecco, ma non è che l'antipolitica la fanno i partiti tradizionali che non hanno fatto niente. Grillo cavalca l'antipolitica perché ha capito che c'è questo malessere, ma l'antipolitica l'hanno costruita e l'hanno alimentata tutti quelli che, faccio un esempio su tutti, Fini e Casini, da 30 anni siedono in Parlamento e ancora si ostinano a parlare di rinnovamento, di necessità di cambiamento e così via, quando effettivamente, così come io ho avuto a dire al capogruppo del PD, Regione Lazio, quando cercava di farmi e di farsi la morale, che effettivamente dopo lui è entrato in Regione nel 1986, esattamente l'anno in cui io nascevo, e quindi voleva cambiare qualcosa, probabilmente ne aveva avuto il tempo, a differenza di molti di noi. Quindi, insomma, bisogna anche scegliere
sapere da che parte stare. Stare dalla parte della politica è stare dalla parte di tutti quelli che in questi anni sono stati seduti nella parte dei posti di potere e non hanno cambiato nulla. Ecco, a proposito di potere, in questi ultimi giorni prima del voto di domenica in regione c'è questo tentativo di andare a occupare gli ultime poltrone, cioè è stata annunciata la nomina a Sviluppo Lazio, Union Fidi, insomma nomine anche importanti. Non sarebbe più opportuno aspettare la nuova giunta prima di procedere a queste nomine? Non è un attaccamento forse eccessivo al potere proprio da chi in queste ore sta finendo un mandato? Io sono ormai 3 mesi che dico che sono contraria a queste nomine e quindi lo ribadisco con estrema chiarezza e anche estrema durezza. Credo che noi avremmo dovuto dare un esempio anche su questo in positivo e quindi siccome Marrazzo, anzi per l'esattezza Montino, durante la legislatura passata aveva utilizzato questo meccanismo e quindi di andare a occupare tutti i posti che erano rimasti liberi prima di dimettersi, io credo che la buona politica avrebbe dovuto non copiarlo e quindi c'è la necessità di mettere un commissario, c'è la necessità di mettere un presidente ad interim per non bloccare i lavori? Molto bene, si utilizza un dirigente interno che già prende uno stipendio, che non è un uomo di qualcuno e che può portare avanti per un mese, 2 mesi, quello che è, il lavoro, perché altrimenti si dimostra ancora una volta che si fa politica per un motivo sbagliato e quindi per accontentare qualcuno o sistemare un interesse personale. Sono contraria a queste nomine, l'ho detto alla Polverini, l'ho detto in più comunicati stampa, ma sono nomine di giunta e purtroppo più che un comunicato stampa la mia contrarietà a cose non posso esprimere. Ecco, qual è come finirà la campagna elettorale? In quest'ultima settimana qual è il tuo programma anche per gli ascoltatori di Radio Yes qualora ti volessero incontrare? Allora, io domani faccio un aperitivo con le persone che ho incontrato, che è l'unico evento che ho direttamente organizzato io, perché ho fatto una campagna elettorale a costo zero, quindi ho approfittato, tra virgolette, dei miei sostenitori che mi hanno invitato nei loro appartamenti, nelle loro case, nei loro bar e così via. Uh-huh. E mentre domani mi sembrava giusto ringraziare quelli che mi hanno supportato in queste settimane con un aperitivo alle 19 al Prime, via del Sacro Cuore di Maria, zona Parioli. Uh-huh. E dove fondamentalmente farò un po' il punto della situazione e ringrazierò chi mi ha sostenuto anche dicendogli quali sono le prime cose che voglio fare. Dopodiché ho una serie di appuntamenti anche per strada, quindi volantinaggio, i gazzetti e così via per tutta la settimana e venerdì alle 18.30 chiudo con un incontro con tutti i candidati di Fratelli d'Italia che come me si sono occupati e si occupano di sanità per chiudere parlando del tema più importante che riguarda la regione, che è quello per l'appunto dei tagli alla sanità pubblica. Ecco, un'ultima battuta prima di lasciarti. E tu sei anche candidata alla Camera dei Deputati. Cosa ti aspetti dal risultato per il rinnovo del Parlamento? Che previsioni state facendo? Cosa pensate che succederà? Intanto approfitto della tua domanda per dire che la doppia candidatura non è un voler di più, ma è semplicemente la necessità e ragioni di volermi contare a preferenza. Io ho fatto in questi anni una battaglia contro le liste bloccate, noi non siamo riusciti a cambiare la legge elettorale alle Camere, quindi ci troviamo ancora con delle liste bloccate e quindi ho reputato opportuno fare una campagna anche a preferenza come quella in Regione. Detto questo, ecco, se ci fosse stata la legge elettorale a preferenza probabilmente noi avremmo finalmente assistito a un ricambio in Parlamento. Invece in questo modo, a parte il PD che con le primarie dei parlamentari ha fatto comunque una coraggiosa apertura al pubblico, noi ci troviamo ancora per l'ennesima volta ad avere delle liste che sono state scelte dai partiti. Io ho visto che ci sono più donne e più giovani, ma non credo che il merito si basi soltanto sul genere, quindi se si è giovani o donne. Ma auspicherei che chi è stato in Parlamento per decine di anni magari fosse fuori questo. Benissimo, in bocca al lupo. Crepi. E ci sentiamo prima del grande giorno del voto. Ciao. Va benissimo,
grazie, arrivederci. Un saluto a Chiara Colosimo, candidata nella lista Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali e anche alla Camera dei Deputati.